cercherò di riassumere l'esperienza generale del progetto e come ho fatto a Bruxelles vorrei partire innanzitutto dai ringraziamenti. Questa pagina piena di volti non rappresenta comunque tutti, nel senso che alcuni di voi hanno partecipato anche ai dialoghi e chi ha partecipato ai dialoghi ha reso ugualmente possibile i risultati del progetto. Questi sono i team sparsi nei vari paesi, in cui abbiamo incluso anche il nostro advisory board, perché come dirò anche successivamente ha svolto un ruolo veramente attivo. Siamo stati, penso, uno dei pochi progetti in cui l'advisory board è stato come un secondo partner praticamente, pur non avendo ricevuto finanziamento dall'Unione Europea abbiamo veramente avuto un partner aggiuntivo neanche invisibile, che è stato l'advisory board. Io vorrei, siccome un progetto di questo tipo poi appunto è fatto da volti, è fatto da esperienze, è fatto anche da emozioni, vorrei cominciare a riassumere il progetto con il video che abbiamo fatto, che abbiamo presentato a Bruxelles, riassumendo questi 30 mesi di attività. Penso che il video renda l'idea della densità di questi 30 mesi di progetto e anche della quantità di risultati, di esperienze che abbiamo raccolto e prodotto grazie alle persone che hanno partecipato in questi dialoghi. Siamo partiti ovviamente 30 mesi fa con un goal molto ambizioso, nel senso che avevamo l'obiettivo di definire delle roadmap concrete che svolgessero allo stesso tempo due ruoli importanti: mobilizzare una nutrita serie di attori sociali e offrire alle aziende, all'industria in generale, degli strumenti per integrare responsible research and innovation nelle loro pratiche quotidiane. E abbiamo scelto per fare questo tre settori che non sono assolutamente banali e che hanno, appunto, come accennava Francesco, la potenzialità di cambiare la nostra vita quotidiana, se non di cambiare la storia. Uno di questi è la precision medicine, settore molto importante non solo perché la genomica incontra le scienze della salute, ma anche perché aprono tutta una serie di nuovi paradigmi su noi stessi, su come gestiamo i nostri dati, su come li mettiamo a disposizione di altri, su come facciamo innovazione medica, su come ci misuriamo, su come interagiamo con i medici e così via.